Una delle ultime notizie che sta facendo più scalpore tra i fan Pokémon è quella che vedrebbe il remake di Diamante e Perla occupare molto più spazio rispetto a Leggende Pokémon Arceus su Nintendo Switch. Cerchiamo di capire insieme bene cosa può essere successo e cosa no. Prima di cominciare, oltre a chiedervi di lasciare mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, vi chiedo anche di seguirci su Twitch cliccando nel link in descrizione e nel primo commento, perché lì potrete seguire tutte le nostre live su Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e ovviamente Leggende Pokémon Arceus. Dunque vi basta cliccare il cuoricino per seguirci gratuitamente. In Giappone hanno messo in vendita le carte prepagate che serviranno per il download dei videogiochi Pokémon. Tra le poche informazioni presenti su queste carte, ovviamente trattandosi di download, è indicato lo spazio di memoria che andranno ad occupare Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus una volta scaricati su Nintendo Switch. La sorpresa che ha fatto un po' di scalpore è quella che i remake di Sinnoh peseranno più di Leggende Pokémon Arceus. Nella fattispecie parliamo di 10 GB per i remake di quarta generazione e 7 GB totali, circa, per Leggende Pokémon. Ora, questa differenza, anche abbastanza importante, ha fatto un po' discutere i fan credendo che Leggende Pokémon sarà un gioco privo di contenuti, ma in realtà bisogna ben analizzare diverse situazioni. La prima ovviamente è che in generale i gigabyte non sono un enorme indice dei contenuti di un videogioco. Vi basti pensare che ci sono tantissimi videogiochi che hanno un numero enorme di gigabyte che occupano di spazio, eppure i loro contenuti sono uguali ad altri che invece ne pesano la metà. La seconda cosa che rende più difficile questo paragone è che i due giochi sono sviluppati da due software house diverse. Da un lato abbiamo Ilka che si occupa dei remake e dall'altro lato Game Freak che si occupa di Leggende Pokémon. Dunque fossero stati entrambi i giochi sviluppati da una delle due, il paragone allora sarebbe stato piuttosto importante, ma in questo caso potrebbe trattarsi di una situazione in cui Game Freak sia riuscita a comprimere meglio i dati del gioco rispetto a quanto fatto da Ilka stessa. Non sono un esperto di queste cose, ma ovviamente nei dati di gioco influiscono diversi fattori, come ad esempio i modelli 3D dei vari Pokémon e personaggi, ma anche le texture, che possono essere ad alta risoluzione o a bassa risoluzione. E abbiamo già visto che Leggende Pokémon Arceus le textures non sono esattamente in HD, ma comunque. Capisco i dubbi di molti nel pensare che quei remake in quello stato possano pesare più di un gioco open map e più ambizioso come Leggende Pokémon, ma vi ripeto, vi possono essere diversi fattori che giustificherebbero la cosa. Ad onor del vero però, se andate su Nintendo eShop noterete che il peso di gioco di Leggende Pokémon non è di 7 GB, ma è segnato di ben 13. Evidentemente nel corso del tempo sono cambiate tante cose e quelle iniziali non erano altro che delle stime, anche perché è difficile ovviamente conoscere il peso finale del gioco quando manca ancora un anno all'uscita. Dunque di certo non potevamo sapere a febbraio quanto realmente sarebbe pesato, ma si trattava appunto di una stima che evidentemente non sarà quella finale. Insomma, 7 o 13 giga, l'importante è che il gioco soddisfi i fan, ed è quello che ci auguriamo tutti quanti. Una cosa curiosa è che dalla carta preordine di Leggende Pokémon Arceus riusciamo a vedere per la prima volta il Pokémon Primeval in uno screenshot ufficiale, sebbene questo sia illuminato totalmente di luce, quindi è un vedo non vedo, ma la figura è ovviamente Arceus. Una piccola curiosità che appunto è trapelata da queste carte giapponesi. Qui da video per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.